Buongiorno ragazzi, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi vi faccio vedere le tre stanze che ho un po' modificato in queste ultime settimane di quarantena. Modificato semplicemente andando a spostare un po' i mobili all'interno della stanza, quindi ho cambiato un po' la disposizione dei mobili. L'ho fatto sia qui nello studio dove mi trovo adesso che in camera da letto, ma per quello avete già visto il video dedicato. E invece in cabina armadio siamo andati a mettere al posto dello specchio la scarpiera che avevamo in garage. Quindi adesso vi faccio un tour di tutte queste tre stanze, anche se in realtà la camera da letto la rimetterò probabilmente come era prima e dopo vi spiego perché. Partiamo dallo studio e qui con me oggi a farci compagnia c'è Mocha, mentre invece Gioia è di là con Ste. Allora, nello studio che cosa ho fatto? Ho spostato questi mobili. Prima questo era di là e qui c'era l'arella con i vestiti, questa cassettiera era contro quella parete, la scrivania invece resta sempre lì perché secondo me è l'unico posto dove può stare in quanto comunque c'è la presa per collegare, non so, la lampada oppure il computer. Sopra la scrivania ci sono questi tre poster, uno ancora oggi dopo mesi, mesi e mesi ha la cornice nera perché non ho ancora preso quella rosa, ma mi sa che boh, non mi convince comunque, quindi non so neanche se l'acquisterò mai. Comunque, partiamo da qui. Quindi, su questa parete dove c'è la porta, ho messo questi due mobili. Qui nell'angolo ho messo la cassettiera dove ci sono tutti i trucchi, vi avevo già fatto vedere comunque come li ho organizzati, quindi qui tengo tutti i trucchi e questo mobiletto l'ho messo nell'angolo ed è proprio messo in modo angolato, infatti qui dietro c'è un buco, però devo dire che mi piace come ci sta e sopra per non riempirla troppo ho messo delle creme corpo di Victoria's Secret che sono buonissime. Poi ho messo un balsamo per labbra a forma di macaron e un profumatore per ambienti. Poi al centro della parete ho messo quest'altro mobile, questa cassettiera sempre di IKEA dove all'interno ci sono tutti i prodotti beauty di skincare. Sopra ho messo questo vaso azzurro e queste rose. Poi qui al centro ho messo questa cesta oro rosa in metallo dove all'interno ci sono tante acque profumate o comunque creme per il corpo e le creme mani. E qui invece ho messo questa shopper che il trovo carinissimo, quindi non ho mai buttato. Poi girando, qui è rimasta la scrivania, come vi ho detto prima, è l'unico punto in questa stanza dove la posso mettere. La scrivania è ancora rovinata, devo ancora andare a metterci sopra un foglio per coprire le varie imperfezioni perché si è rovinata. Nell'angolino c'è sempre il solito cestino e qui c'è una lampada, una candela, il computer di Ste e un'altra decorazione, un'altra candela, niente di più. Poi qui è rimasta la scaletta, questa che avevo preso su West Wing, dove ci sono dei profumi sia sopra che sotto, e poi ci sono semplicemente due scatole decorative. Poi girando, non voglio farvi venire mal di testa, qui c'è la toeletta dove mi trucco. Questo resta sempre qui perché comunque lo specchio è fissato al muro, le luci anche. Era stato un lavoro abbastanza lunghetto da fare, quindi ovviamente questo non andrò mai a spostarlo finché non verrà, insomma, il momento di svuotare questa stanza. Qui bene o male sono rimaste sempre le stesse cose, ho ridotto un pochettino, quindi ho messo lo specchio, ci sono un po' di rossetti e i pennelli, mentre invece in questo angolino accanto alla finestra ho spostato l'arella e l'ho messa qui. In questo angolino sotto ho messo questo tappeto e delle ciabatte. Qui ci sono tutti i maglioncini e cappotti che infatti adesso devo andare, cioè nelle prossime settimane devo andare a portare nel sottotetto, insomma, a eliminare in quanto devo fare il cambio stagione, ancora non ho avuto voglia di farlo. E non so se questa arella poi resterà qui oppure se la metterò via insieme a tutti questi cappotti.
Poi qui accanto alla toletta, semplicemente appoggiato a terra, c'è questo poster dove ci sono un po' di foto che abbiamo scattato nel nostro ultimo viaggio negli Stati Uniti. E nulla, questo in sostanza è lo studio rinnovato, diciamo, come ho cambiato un po' la disposizione. Fatemi sapere se vi piace. Devo dire che questo angolino non mi dispiace affatto. Quello che mi convince sempre meno è questo qui. Così è come ho organizzato questa stanza. Dovete sapere che questa, insieme alla camera da letto, è la stanza, sono le stanze che più non trovano pace perché continuo a cambiare le disposizioni. Però forse adesso, specialmente questa parete qui dedicata al make-up e i prodotti di skincare, insomma, le due cassettiere, quelle un po' più importanti, in questa parete qua devo dire che non mi dispiacciono. Quindi forse ho trovato la disposizione giusta per questa stanza, perché ripeto, questa in realtà nasce come camera da letto, che al momento non serve, quindi io l'avevo adibita a studio. Non voglio spenderci soldi, non voglio fare altre cose, perché tanto prima o poi andremo a svuotarla tutta, però devo dire che forse così non mi dispiace. Adesso passiamo nella cabina armadio, così faccio vedere la modifica che abbiamo fatto. Adesso veniamo in cabina armadio. Qui ci sono tutti i nostri vestiti, tra l'altro, come vi ho detto prima, devo ancora fare il cambio stagione. Siamo a fine aprile e ancora non mi sono decisa a farlo. Sicuramente a maggio, per forza, devo farlo perché ho tante cose invernali, pellicciotti, maglioni pesanti, e tante cose estive non le ho proprio qui, ma perché di solito facevo la divisione proprio primavera, estate e autunno, inverno. Però forse mettendo adesso la scarpiera qui ho ottenuto un po' di spazio, poi ci sono dei cassetti organizzati male, quindi nel fare il cambio stagione andrò ad organizzare meglio anche tutti i cassetti all'interno, insomma, di questa cabina armadio. Ma veniamo alla modifica. Abbiamo tolto lo specchio e abbiamo messo la scarpiera. Abbiamo deciso di provare a mettere la scarpiera qui perché effettivamente era un po' scomodo avere le scarpe in garage e ogni volta andare a recuperarle giù, anche se qualcosina qui avevamo, ad esempio, io qui sotto questo angolo dove ci sono le gonne, cioè ho ancora un po' di scarpe. Di solito ci stanno 4 paia. E poi è nella porta che ci porta in garage, quindi qui in sala da pranzo, all'inizio delle scale abbiamo messo una scarpiera e lì comunque ci stavano altre scarpe da ginnastica, quelle che magari utilizziamo un po' più quotidianamente, però tutte le altre erano in garage e ancora adesso tante sono in garage perché qui non sappiamo dove metterle. Come vi ho detto, siamo andate a portare la scarpiera qui. Prima avevamo lo specchio che ci stava comodamente, devo dire che ci sta anche la scarpiera. Inizialmente l'avevo messa al centro proprio della parete, quindi avevo lasciato un po' di spazio qua e un pochettino anche di qua, però poi facevo fatica a passare con l'aspirapolvere, quindi ho messo tutto da un lato così riesco a pulire anche meglio. La scarpiera è sempre di IKEA, in realtà nasce come libreria e come vedete è molto meno profonda dell'armadio e anche più bassa. Quindi per sfruttare un po' l'altezza, diciamo, per decorare un po', sono andata a mettere delle scatole e delle shopper. Poi abbiamo messo qui in alto 2 paia di scarpe di Ste. Ne avevo messe soltanto due perché lui ha il piede molto lungo e se le mettevo dritte così usciva la scarpa, non mi piaceva, quindi le abbiamo messe in orizzontale. Poi ho messo le mie borse, quelle che utilizzo di più, nel secondo e nel terzo ripiano. Poi qui abbiamo le scarpe di Ste, altre scarpe da ginnastica e poi qui sotto ci sono alcune delle mie scarpe estive, non tutte perché io amo i sandaletti, sandali gioiello, ne ho un'infinità, però tutte non ci stanno. Dovevo riempire questa scarpiera soltanto per me oppure dovevo fare una selezione, quindi ho selezionato queste, ho messo un po' di ballerine o comunque di sandaletti bassi, sandali gioiello, delle ciabattine, ho messo le scarpe da ginnastica, queste sono quelle che utilizzo di più, ho messo delle scarpe col tacco, insomma, ho messo alcune cosine, però tante altre ancora sono in garage. Ovviamente devo fare una selezione, non posso avere tutto qua, anche perché organizzato così devo dire che mi piace anche l'angolino delle borse. E avendo messo le borse qui,
Giro, qui si è svuotato perché avevo due borse qui e due borse qui, quindi questi due ripiani si sono svuotati, lì ho altre due borse, quindi stavo pensando qui quasi quasi di mettere qualche vestito, non so, magari delle magliette maniche corte piegate, oppure mettere e dei pantaloni di jeans o i pantaloncini, insomma, organizzare e sfruttare queste due nicchiette per mettere altri vestiti che solitamente tengo nel cassetto, ma ci sono un po' di cassetti, come vi dicevo, organizzati un po' male, alcuni mezzi vuoti, quindi voglio sistemare un pochettino meglio e secondo me potrebbero starci bene qui, però lo farò in un prossimo video. Dobbiamo prenderci l'abitudine perché comunque eravamo abituati ad avere lo specchio qui, quindi quando dopo esserci vestiti prima di uscire ci davamo una specchiata e insomma lo utilizzavamo molto spesso. Infatti in questi giorni ogni tanto mi viene l'abitudine di affacciarmi da questo lato per specchiarmi, però non c'è più lo specchio. Lo specchio qui secondo me ci stava benissimo, era proprio il suo angolo. Infatti vogliamo fare una prova, quindi vedere un attimo come ci troviamo ad avere la scarpiera qui, se ci piace, che devo dire sì, mi piace, però più che altro se ci è comoda o se era più comodo lo specchio. Quindi adesso stiamo un attimo facendo una prova, un momento di prova in queste settimane e vediamo se poi vedremo che lo specchio era la soluzione migliore, andremo a rimettere lo specchio qui e questa scarpiera, tenendola proprio così come l'avete vista adesso, pensavo di metterla nello studio. In realtà questa scarpiera, cioè di queste scarpiere ne avevamo prese due, però una è ancora giù in garage con tantissime altre scarpe. Lo specchio lo metto invece nella camera da letto, ma non mi piace come adesso. Ecco perché vi dico, vi ho detto prima, che voglio andare a rimettere a sistemare la camera di nuovo come era prima. E vi faccio vedere perché non mi piace proprio come è organizzata adesso. Avevo provato anche a mettere lo specchio qui, quindi cosa ho fatto? Cioè, ieri ho ribaltato tutto praticamente. Ho tolto il poster e ho provato a mettere lo specchio qui. Però non mi piace e lo vedo anche poco utile qui in corridoio. Ho provato, però non ci ha convinto, quindi abbiamo rimesso tutto com'era. Il corridoio ci piace così, così vuoto. Di qua in realtà non ho provato a metterlo, però boh, secondo me c'è poco spazio per specchiarci qui, cioè per utilizzarlo proprio come specchio. Lo vedo un po' poco pratico in corridoio, quindi non l'ho lasciato qui e l'ho messo in camera da letto. Allora, la camera da letto vista da qua mi piace, cioè mi piace avere il letto e la cassettiera qui con vari complementi d'arredo, il poster e poi lo specchio là nell'angolo. Devo dire che non mi dispiace. Quindi da qui la visuale della camera mi piace perché comunque la cornice dello specchio riprende la cornice dei poster, poi il letto sui toni dell'azzurro in questo momento riprende un po' il vaso e il vaso che ho sul mio comodino. Però se poi mi giro da questa parte non sono per niente soddisfatta. Diciamo che il brutto di questa camera è che è molto grande perché è enorme, davvero grande come camera. Però non avendo dentro un armadio, lo spazio che resta è tanto e per andare ad occuparlo ho messo insomma queste cose, però si capisce che sono state messe tanto per occupare, ad esempio la sedia lì nell'angolo mi piace, però organizzata così con il resto delle cose non mi dice niente, cioè sembrano proprio tre cose, specchio, mobiletto e sedia appoggiate lì tanto per riempire. E quindi niente, adesso andrò a rimettere la cassettiera lì, anche se devo dire che qui comunque mi piaceva, però finché non ci sarà una cabina armadio, come vi ho detto nell'altro video, qui davanti, perché la mia idea è proprio quella di avere una bella cabina armadio che fa l'angolo qui e quindi che va a riempire bene, studiata bene per questa stanza e per queste misure. Mi piacerebbe comunque, diciamo, lasciare una cassettiera, magari non questa, ma una cassettiera magari uguale alla cabina che sceglieremo da mettere qui, perché comunque anche questa parete è parecchio lunga e lasciarla senza niente è un po' vuota, quindi ci sta bene la cassettiera qui. Però nel contesto di adesso la cassettiera sta sicuramente meglio qui davanti al letto, quindi adesso rimetto la cassettiera qui, rimetto lo specchio. Magari vi faccio venire mal di testa. Questo specchio lo rimetto qui.
come era prima, quindi appeso alla parete, e poi vediamo questo, l'unico angolino che resterà sarà praticamente questa parete. Facciamo una prova. Sono arrivata ad una soluzione, credo definitiva, boh, chi lo sa, conoscendomi forse non sarà definitiva, farò ancora delle modifiche magari più avanti, però per il momento è così, come avete visto, però vi faccio vedere meglio, perché alla fine non ho messo lo specchio qui sul muro, ma l'ho messo nel mio studio, quello con la cornice in legno. Direi di partire da questa angolazione che fa vedere bene tutto quello che ho modificato. Partiamo da qui. La sedia è rimasta nell'angolo perché qua mi piace molto e ho rimesso la cassettiera un tempo fa, tipo 2 settimane fa era già qui, poi vabbè l'ho rimessa perché mi sa che ci sta meglio, però ho deciso di non appendere lo specchio. Io ho sfruttato, come ho fatto l'altra volta, il chiodino per mettere questa decorazione da parete, mentre invece qui c'è ancora, però non lo vado a togliere perché magari mi verrà voglia di rimetterlo, quindi ce l'ho. La cassettiera l'ho lasciata quindi come era prima, con le stesse decorazioni, ho soltanto invertito due o tre cosine, quindi il poster, ho messo la lampada. Ho messo 2 candeline, una scatolina nera che riprende la cornice, poi una piantina, questo piattino con i miei braccialetti, un burro cacao e il vaso. Qui appunto, come vi dicevo, ho messo questa scritta che avevo preso da Maison du Monde e poi da questa parte ho rimesso, adesso c'è un po' di riflesso, si vede un po' poco nella foto. Allora ho rimesso questa similibreria che ho decorato, cioè che in realtà è rimasto un po' meno male come era prima, quindi con dei libri e con delle candele e una nostra foto scattata a Las Vegas, tra l'altro bellissima città, ci sta a visitarla almeno una volta un paio di giorni perché è top. E qui sotto in queste ceste ci sono le solite cose, però stavo pensando magari più avanti di andare da IKEA e acquistare le stesse ceste ma color rovere per dare un po' di contrasto. E lo specchio l'ho messo qui, quindi cioè dal lato, dal mio lato, perché io dormo qui, quindi da questo lato l'ho messo qui, vediamo come ci troviamo, se è comodo, se lo utilizziamo oppure se risulterà scomodo, non so, non sono abituata a specchiarmi in camera, quindi devo farci l'abitudine. Questa è la visuale arrivando dal corridoio e anche così devo dire che mi piace. Ho invertito il senso della libreria, l'altra volta era al contrario, quindi la parte più alta era girata di là, stavolta l'ho messa di qua così dà più l'impressione di mobiletto e lo specchio si vede, però non è niente di impegnativo, insomma, ci può stare. E anche in questo caso, come era in cabina armadio, è semplicemente appoggiato. Comunque qui c'è spazio, perché adesso vi faccio vedere se mi metto qui, comunque riesco a specchiarmi bene senza problemi. Dobbiamo prenderci l'abitudine. E l'altro specchio, lo vedete? Lo intravedete? L'abbiamo messo, cioè l'ho provato a metterlo qui. Ecco qua. L'ho messo tra la cassettiera e la scrivania. Che dite, ci sta bene? Perché inizialmente volevo metterlo di là, però se lo metto qua non so dove mettere questa, o questa la rimetto qua come era tipo un anno fa, però poi resta fuori il poster, quindi intanto l'ho messo qui, anche questo è semplicemente appoggiato e l'ho messo in verticale perché alla fine viene più comodo per specchiarci, ho il telefono qui. Prima che mi cada, mettiamolo qui. E secondo me devo dire che ci sta bene anche qua.
E con questo è tutto, vi ho mostrato queste tre stanze, come sono andata a modificarle, come le ho sistemate. Fatemi sapere se le preferite adesso, se le preferivate come erano prima, se c'è una stanza che vi piace, un'altra stanza che non vi ha convinto, insomma, fatemi sapere qui sotto perché comunque ascolto sempre anche i vostri consigli. Voi sapete che io ogni 3x2 comunque mi invento qualcosa e faccio delle modifiche, quindi se mi conoscete... sicuramente lo saprete. Comunque spero che il video vi sia piaciuto, di avervi tenuto come sempre compagnia. Se è stato così, spolliciate ed iscrivetevi al canale. Un bacione e al prossimo video. Ciao!